Education Saint. Shalom, shalom. Ok, shalom, shalom. Noi siamo il vero popolo di Israele, siamo il popolo della Bibbia e siamo qui a chiamare i veri eletti della casa di Israele, i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America o come me che vengo dal sud Italia, che somigliamo alle nazioni dove siamo stati dispersi, ma che spiritualmente sentiamo nel lineaggio, nel DNA, che apparteniamo al popolo di Israele, al popolo, ai figli dell'Altissimo. E prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, potere e adorazioni alla Padre Yahweh Bashem, Yahweh Shai Bashem Kapodash. I nostri doppi onori agli anziani e apostoli della Great Muson GMS, Gran Pietra Molino, per averci insegnato questa verità e per il loro ministero al servizio di Yahweh Yahweh Shai. E salutiamo gli eletti della casa di Israele, coloro che predicano questa verità dispersi. Ok. Salutiamo gli eletti della casa di Israele che sono dispersi in tutti i punti della terra, che predicano questa verità in sincerità e umiltà, che servono il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai in sincerità e verità e che soffrono per la predicazione del Vangelo. Shalom. Shalom. Infatti questa lezione era già partita da un bel po'. Siamo arrivati quasi, se non di più, a mezz'ora della lezione, ma ho sbagliato, ho schiacciato il bottone di interromperlo e dunque lo facciamo per edificazione a coloro che sono a casa. L'insegnamento, maggior parte è già stato insegnato, ma ripartiremo lo stesso. Lo Spirito c'è addosso e grazie al Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai riprenderemo di nuovo. Avevamo iniziato dal precetto del libro di Matteo capitolo 28, ok? E vai. Matteo capitolo 28 versetto 19 dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Can, ci è stato comandato di andare nelle nazioni, ok? A chiamare i figli di Israele, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ok? Non ci ha detto di andare a battezzarli con acqua, che questo è un rito che si faceva negli antichi tempi. Ok, il racconto si trova nel libro di Levitico capitolo 6, ok? È un capitolo 8 versetto 6, ok? Cioè questo era un rito che si faceva, si prendevano i figli di Arone, i Leviti, ok? Che sono stati messi a parte per il servizio del Padre, ok? E allora in cosa si faceva? Si lavavano con acqua, ok? Ma se torniamo bene, se vediamo cosa ha detto, leggi il versetto là. Questo è Levitico capitolo 8, versetto 6, dice: Mosè fece avvicinare Aronne e i suoi figli e li lavò con acqua. Ok, questo era un rito che si faceva in quei tempi là. E noi attraverso lo Spirito, ok, attraverso le scritture, sappiamo che siamo passati sacerdozio, ok? Siamo passati dal sacerdozio di Aaron, ora siamo nel sacerdozio di Melchizedek. E chi è il nostro prete? Chi è colui che è in servizio? Il nostro sommo sacerdote. Il nostro sommo sacerdote è Yahweh Shai, ok? Perciò non dobbiamo fare più queste cose. Infatti, quando Giovanni Battista battezzava il nostro Signore Yahweh Shai, ha detto che colui che arriva, io battezzo con acqua, ma colui che arriva non sono degno di slacciare i lacci di sue scarpe. Lui vi battezzerà con fuoco, ok? E lo Spirito Santo. Infatti è quello che abbiamo letto. Torna a leggere per piacere il libro di Matteo 28 là che hai letto. Noi dobbiamo battezzare attraverso queste parole qui. Non come fa la Chiesa che battezza la gente con acqua. Non ha nulla a che fare con questa verità qui. Questa verità, la gente si battezza attraverso questa verità, queste parole qui, vai. Matteo 28, capitolo 28, versetto 19. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fate discepoli tutti i popoli, ok? La parola discepolo viene dalla parola disciplina, ok? Senza disciplina uno non può entrare in questa verità, ok? Non è proprio come dice la Chiesa che sei salvato se credi. Non c'è nulla a che fare con la verità. È questa parola che vivifica, che dà vita, cioè passando al libro di Ezechiele, che senza questa parola qui eravamo delle ossa secca.
E questa parola che è il soffio del Padre, ed è quello che il Padre ha soffiato su Adamo, ok? E questo che gli ha dato vita e intelligenza. È il soffio che gli ha dato vita e intelligenza, perché i statuti e le leggi del Padre è intelligenza. Non c'è nessun'altra intelligenza più forte di essa, ok? Prendiamo il libro di Efesini, capitolo 5, versetto 26, leggi. Poi sei più certo, secondo me. Stiamo cercando di, ma è quasi impossibile. No, di replicare, dovremmo fare una nuova, tutto un altro spirito, a come ci facciamo guidare. Non è che mi sento... Mariti! Efesini capitolo 5 versetto 25 dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Yahweh Shai ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola. Ok, siamo purificati e lavati attraverso l'acqua della parola, ok? Questa parola è quello che ci vivifica, ok? Non è l'acqua della Chiesa, che non ha nulla a che fare, ok? E infatti molti sono stati chiamati a ricevere questa parola, ma sono pochi che lo possono ricevere, perché non è dato a tutti, ok? Queste parole sono vita, ok? È quello che ci condurrà di nuovo nel regno e nel nostro stato, dove dovremo essere come gli amministratori di questo regno qui, ok? Questo regno sappiamo che è governato dai malvagi, che sono i così chiamati Edomiti, così chiamato l'uomo bianco. Sono loro in potere, sono figli di Satana, sono figli di diavolo. Infatti fanno la volontà di diavolo, non fanno mai la volontà del Padre. Se il Padre stabilisce delle ordini, delle cose, leggi e statuti da seguire, loro fanno sempre altri cento leggi che vanno contro, ok? E noi attraverso le scritture, attraverso lo spirito, attraverso lo spirito della verità, che è la Ruach HaKodesh, sappiamo che siamo sotto il governo dei malvagi. Ecco perché la gente piange, la gente soffre. Cioè, where is that scripture that say, no, when the wicked are in power, the people suffer? Libro di Proverbi 29, versetto 2. Proverbi 29, capitolo 29, versetto 2. Quando i giusti sono numerosi, il popolo si rallegra. Quando i giusti sono numerosi, quando i giusti sono in potere. Infatti, se leggiamo da un'altra versione, vi farà capire che è quando i giusti sono in potere, la gente gioisce. Ok, la terra ha assaggiato questa gioia per 42 anni, se non sbaglio, durante l'era di Re Salomone. Abbiamo letto un po' di racconti che c'era pace e felicità nella terra, sì. Ok? Non c'erano tumulti, non c'erano guerre. Vai. Quando i giusti sono numerosi, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme. Quando domina l'empio, il popolo geme, il popolo soffre, ok? Il popolo non è felice, ok? È tutto il contrario. Ed è quello che sta succedendo. Sappiamo che gli empi stanno governando, la gente va in depressione, la gente si ammazza da soli, suicidi, i numeri vanno sempre più alti, ok? Questo tutto perché i malvagi stanno governando questo regno qui. E noi non possiamo fare altro che sperare che il nostro Salvatore Yahweh Shai torna a prendere di nuovo in mano questo regno come dovrebbe prenderlo. Perché i veri amministratori di questa terra qui sono coloro che sono sotto nella società, così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? E altri tanti fratelli che sono qui, che possono sembrare così chiamato uomo bianco. Molti di loro sono i figli di Yashar Allah, i figli dei principi, dei potere, ok? I figli di Israele, ma stanno soffrendo perché questo regno non è il nostro regno, ok? Vai, questo è il libro di Giobbe, capitolo 9, versetto 24. Giobbe capitolo 9 versetto 24 dice: la terra è data in balia dei malvagi, egli vela gli occhi ai giudici di essa,
Se non è lui, chi è dunque? Can, questo regno è dato in mano ai malvagi e lui veglia gli occhi dei veri giudici. E sappiamo che hanno cominciato a fare questi lavori da tanti anni. Basta leggere il libro Iconiclasimo e si vede come hanno coperto i volti dei giudici, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? Hanno cominciato, appena sono andati in potere durante il tempo di Rinascimento, hanno cominciato a cambiare queste immagini qui, ok? Leggi di nuovo, per piacere. Giobbe 9, 24. La terra è data in balia dei malvagi, egli vela gli occhi ai giudici di essa. Se non è lui, chi è dunque? Dan, questa è una domanda che dovete farvi. I malvagi, se non sono loro che stanno regnando in questo regno qui, chi sono? Se il padre ha stabilito delle leggi e statuiti e loro vanno contrari a tutto, il padre dice che un uomo non deve andare con un altro uomo, una donna non deve andare con un'altra donna, ma loro creano tutte queste leggi per imporre queste malvagità. Questo è lo sterminio dell'umanità. Così possiamo capire che questo regno è dato nel mano dei malvagi. Il padre dice di far riposare la terra dopo 7 anni di coltivazione, ma noi non abbiamo mai questi comandamenti qui. Ogni 6 anni. Ogni 6 anni, il settimo anno va lasciato riposare, anche i servi. I servi, dopo 6 anni di servizio, il settimo anno vanno lasciati, ok? Sì, diciamo che è proprio a causa di questo che il pianeta Terra piange. Sta morendo, è scientificamente provato, hanno fatto gli studi, questi malvagi che sono a potere hanno i loro scienziati che hanno fatto gli studi e hanno detto che il pianeta Terra non ha più di 15-20 anni di vita, ma se loro dicono questa ne ha, è alla metà, perché i mari, non c'è più pesce nei mari, c'è il surriscaldamento globale, gli animali gemono e automaticamente anche gli esseri umani che lo vivono. Perché, sì, vai, finisci. Perché se per quello che stai dicendo, sì, proprio ho un precetto da appoggiarti, da vai, questo è Giobbe 13:4, per quello che hai detto, e quindi automaticamente, vabbè, leggiamo, questo è Giobbe capitolo 13 versetto 4: poiché voi siete inventori di menzogne, siete tutti quanti medici da nulla. E questi, quali sono le menzogne che hanno inventato? Loro sono i figli dei diavoli. Diavolo è diablos, nel greco sarebbe l'ingannatore. Loro sono gli ingannatori per eccellenza. E diciamo che la menzogna finale che hanno inventato, che hanno creato, è questa pandemia che sta coinvolgendo tutto il mondo, affinché tutti possano prendere il veleno che è una sorta di marchio, è la preparazione al marchio della bestia, ma è lo stesso una sorta di marchio, perché che cosa significa marchio? Il marchio è quello che usano i padroni per marcare i propri animali, le proprie bestie, le proprie mucche, usano un marchio per quello che possiedono. E la stessa cosa stanno facendo i governi oggi, vi stanno marcando perché vogliono possedervi, vogliono che voi siate i loro schiavi. È tutto che piace alle pecore di oggi. Infatti ve lo dicono chiaramente anche quando parlano di immunità di gregge. Vi stanno chiamando gregge, vi stanno chiamando animali. E vogliono essere i vostri padroni. È per questo che è stato creato questa menzogna di questa pandemia, che poi è la classica influenza che c'è sempre stata, che ha sempre fatto danni alle persone più anziane con poco sistema immunitario, e ai giovani non succede nulla. È proprio per questo, perché vogliono macchiarvi, vogliono identificarvi, e a maggior ragione lo stanno facendo con questo Green Pass. Vi stanno macchiando. Non potete voi, capito, non potete essere ciechi davanti a quello che sta progettando il così autoproclamato uomo bianco che si trova oggi a potere. Nazionalità biblica Esau, Edom, loro che sono i diavoli della terra, loro che sono l'esempio di malvagità nel quale il padre onnipotente Yahweh Bashem Yahweh Shai ha dato il potere nelle loro mani per un tempo. Ha dato il potere nelle loro mani di un tempo. Signore, può ridere ora, ok? Perché coloro che hanno portato in schiavitù andranno in schiavitù, anche lei fa parte di quel numero là. Può ridere adesso, ok? Vai.
Ma c'è una scrittura che dice loro, ma io mi riderò io di loro poi. Dai, vai, il libro di Salmi, capitolo 58, versetto 3. Sì, ok, come diciamo, la gente è proprio sciocca e stupida, come dice il libro di Isaia. La gente non capisce più niente, la gente non pesa niente più, ok? Sono come delle pecore portate alla casa di macello, ok? Non capisce più niente, non fa neanche un calcolo, 1 più 2, 2 più 3, ok? Buongiorno. Ora vi vogliono salvare tutti, ma quando mai hanno cercato di salvarvi? Ok, vai. Questo è il libro dei Salmi, a capitolo 58, versetto 3, dice: gli empi sono sviati fin dal grembo materno, i bugiardi sono traviati fin dalla nascita, hanno veleno simile a quello di serpente e sordi come aspide che si tura le orecchie, per non udire la voce degli incantatori, del mago, dell'esperto degli incantesimi. Comunque il punto è: gli empi sono sviati fin dal grembo materno, i bugiardi sono traviati fin dalla nascita. Sono sviati più fin dalla nascita, ok? Infatti quando appena si nascono portiamo sempre dietro a quello che dicevamo del battesimo. Si nascono, li portano in chiesa, fanno questo cavolo di catechismo e battesimo e credono di essere già. Questa è ipocrisia. È apparenza, illusione. Sono sviati fin dalla nascita, ok? E hanno il veleno sotto la lingua. Perché come fai il veleno? Quando un serpente morde qualcuno, non muore subito, pian piano il veleno comincia a circolare il sangue, facendo diventare denso il sangue e si fa uccidere subito. Ed è quello il piano che fanno sempre, che abbiamo sempre rinominato, gradualismo. Abbiamo letto il significato della parola di gradualismo. Il loro veleno è da tanto che hanno iniziato a inquinare le vostre acque, così non riuscite più a pensare. Okay. Ad essere spirituali, hanno cercato di farvi addormentare spiritualmente, hanno inquinato l'aria, sparano un sacco di ballium e alluminio nell'aria, tutto per farvi addormentare per questi tempi che diceva il fratello, per macchiarvi, per farvi diventare proprio schiavi per sempre. E grazie a Yahweh Hashem, Yahushua Hashem, Kakodash, per questa verità, perché questa verità è la strada, è quello che porta alla vita eterna, ok? Noi non caderemo per i piani degli empi, dei malvagi, ok? Perché non siamo stupidi, non siamo sciocchi. Leggiamo il libro di Efesini, capitolo 5, versetto 15, ok? Perché in questi tempi bisogna camminare saggiamente, non come stupidi, non come sciocchi, ma il mondo è addormentato, come hai detto prima, all'inizio, prima di iniziare. Vai. Efesini capitolo 5 versetto 15 dice: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Can, dobbiamo recuperare il tempo, non dobbiamo camminare come stolti ma come i saggi, ok? Adesso stanno, come dicevo prima, non vi hanno mai amato, vi hanno bombardato di tasse da qui a là, ogni anno aumentano gli anni di cui dovete andare in pensione, inquinano le vostre acque, il cibo e tutto, geneticamente modificate, tutto all'improvviso vi vogliono salvare, ma la gente non pensa più. Bisogna camminare come i saggi e non come i stolti, recuperando il tempo. Sappiamo che tempi siamo adesso, sappiamo che il ritorno del nostro Salvatore è vicino, perché tutte le cose, tutti i segni che ci ha detto nel libro di Matteo capitolo 24, stiamo vedendo tutto, ok? Ci sono disastri che stanno succedendo in Turchia, in Grecia, continuo fuoco anche è successo qui in Italia, abbiamo visto il diluvio, abbiamo visto diverse catastrofiche, ancora ieri, in tutta la settimana, ci sono ancora lanci di missili tra Israele e Irania. Tra Amalek e Ismaele. E Ismaele, ok? E stiamo vedendo, questi sono i segni che Yahweh ci ha detto, che in quei giorni sentirete di guerre e rumori di guerre. Ci saranno tanti terremoti, tanti disastri naturali. Stiamo vedendo queste cose qui, perciò non camminiamo come i sciocchi. Ora non è il tempo di cercare di avere qualche carriera. Ora non è il momento di cercare di diventare un grande in questa società che sappiamo che sta arrivando alla propria fine, alla propria distruzione.
situazione, ok? Ora è il momento di camminare saggiamente, recuperando il tempo, ok? Vai. Questo è il libro dei Tessalonicesi, capitolo 5 e versetto 4, che dice: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno non abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi siete figli di luce e figli del giorno, e non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ok? Quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. La notte rappresenta le tenebre, no? La notte rappresenta questi ultimi tempi che siamo, ok? E le tenebre non ci prende, perché siamo figli di luce. La tenebre rappresenta l'ignoranza, ok? La luce rappresenta la conoscenza. E lo fanno di notte, cosa rappresenta? Lo stanno facendo in questi tempi che devono essere svegli. Sì, ma è questo il messaggio che Yahweh Shai è venuto a portarci, quello là di essere svegli, quello là di vegliare. Quando dice non vegliate, che cosa? Siate svegli per il giorno del mio ritorno, perché quel giorno non abbia che a sorprendervi. Ce lo dice nei Vangeli, ce lo dice nell'Apocalisse il nostro Signore, di essere pronti e svegli, di non dormire. Che cosa significa dormire? Di non essere morti spiritualmente, ok? Come dice anche nel libro dei Romani, al capitolo 13, al versetto 11, e questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, è ora che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credevo, ok? Qua suonano le campane del tempio di Satana, suonano le campane del tempio dell'avversario, di queste chiese, di questi tempi fatti da mano d'uomo, dove non abita il padre, dove non abita il figlio, ma dove abitano gli spiriti e i demoni di questi cazzo di tempi. Uscite fuori dalle religioni, o popolo di Israele, uscite fuori da questi, da queste sette che vi tengono in catene il vostro spirito, e convertitevi, cambiate la vostra vita, la vostra condotta, tornate a Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Bene, infatti quello che stiamo facendo è quello che siamo stati comandati a fare, di chiamarvi in questi ultimi tempi, di svegliarvi, di uscire dall'incantesimo di Babilonia, ok? Di uscire dai modi sbagliati di questo regno che stiamo vivendo adesso, perché arriva distruzione, ok? Quel giorno la gente rimarrà stupito, non vedrà il dolce Gesù, ok? Intanto non è la sua figura, non è quello che ci hanno insegnato che è. Non tornerà abbracciando la gente, non tornerà a dare caramelle e cioccolatini. Torna a distruggere. Non è il momento di camminare come dei stolti, questo è il momento di camminare come i saggi, redimere il tempo, ok? Perché i giorni sono malvagi e sappiamo che stiamo vivendo nei giorni malvagi. Questo è il libro secondo Tessalonicesi. Questo è questo è secondo Tessalonicesi al capitolo 1. Al versetto 6 dice: poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Yahweh Shai apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Yahweh Shai. Questa è l'ipocrisia che ha preso tutto il mondo, perché ultimamente sembra che tutti conoscono Dio. Sembra che tutti conoscono la verità, ma non fanno la sua volontà che è scritto qui. È ipocrisia, la stessa chiesa dietro. Tutti sembrano che seguono il Dio o chissà cosa. Ma dobbiamo capire che Dio stiamo seguendo. Conosci il nome del tuo Dio? Conosci il nome di suo figlio? No, questa è l'ipocrisia del mondo. Andiamo dietro dei dei pagani, dei dei che non conosciamo, che è tra le cose più odiose che il Padre ci ha avvisato, ok? Ora prendiamo il libro di, se non hai un altro coso, allora c'è il libro di Primo Tessalonicesi 5, legge da versetto 3. Primo Tessalonicesi a capitolo 5 a versetto 3, quando diranno pace e sicurezza,
allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Can, ok? Perché ora stanno dicendo pace, torniamo alla normalità, abbiamo la soluzione, ok? Venite, evitiamo le acque, evitiamo il Green Pass, torniamo alla normalità, apriamo tutto al massimo. Vi stanno predicando pace, vi stanno predicando sicurezza. Sicurezza, ok? Stanno predicando sicurezza attraverso il veleno che vogliono iniettare al mondo intero. Perché sta là il collegamento che non abbiamo fatto prima, quando parlavamo che la terra è in balia dei malvagi e quindi questi malvagi l'hanno sfruttata, l'hanno ridotta allo stremo, non c'è più, non c'è, la terra sta morendo e loro lo sanno, hanno creato, loro che creano menzogne, sono i menzogneri fin dalla nascita, hanno creato questa finta pandemia per avvelenarvi e quindi vi stanno dicendo sicurezza perché vogliono ridurre la popolazione mondiale. Perché dicono che la causa di tutto questo è l'uomo. È vero, la causa di questo è l'uomo, ma è il così autoproclamato uomo bianco, l'edomita, coloro che non osserva i comandamenti, coloro che non conoscono l'Altissimo. Questo è la rovina, è la causa, è il principio di ogni male su questa terra. Can, qua. Sono loro. Can, perché come dico, prendi il libro di Salmi 62, versetto 3. Come diceva il fratello, sono delle menzogniere. Sono inventori di menzogne, ok? Sanno girarvi le parole. Basta guardare la TV per due giorni e puoi capire che non sono altro che delle menzogniere, ok? Vai. 62:3. Sì. Salmi capitolo 62 versetto 3. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede? Can, ok? Il padre sta tornando ad abbattere questi uomini di menzogne, ok? Che non hanno fatto altro che menzogne nella loro vita, ok? Vai. Questo è Salmi, capitolo 59, versetto 13. Distruggili nel furore, distruggili e non siano più, e si conoscerà che Yahawah domina su Giacobbe fino all'estremità della terra. Ed è quello che sta arrivando, è quello che sta arrivando, ok? I giorni sono malvagi. Ok? E distruzione sta arrivando a questo popolo che ha volontariamente deciso di lasciare le leggi statuite del padre, ok? Hanno voluto, con gli occhi aperti, hanno voluto seguire l'altra strada che porta alla distruzione. Possiamo prendere... Giustamente, come dicevamo prima, quando torna il nostro Messia, quando torna il vero Messia, tornerà a distruggere, tornerà a fare la guerra a coloro che l'hanno crocifisso, a coloro che non hanno creduto in Lui, a coloro che non conoscono Dio, che non conoscono il Padre e a coloro che non hanno ubbidito al Vangelo. È per questo che dice distruggili e si conoscerà che Yahawah Bashem, Yahawah Shai è il potere di Giacobbe e di Israele, perché tutti gli increduli, tutti coloro che credono, che non credono, quando tornerà, quando il Signore verrà a visitare la terra, e non lo farà con benevolenza ma lo farà in giudizio, quando tornerà verrà a distruggervi, a bruciarvi, là crederete ma non sarete contenti, anzi piangerete e gemerete, perché siete stati avvisati. Libro di Apocalisse capitolo 12 versetto 12. Perché adesso sembra che tutto sta andando bene, ok? Arriva quel giorno là, ok? Non sentiremo più questa musica che stiamo sentendo, ok? Non vedremo più tutta la gente gioiosa che va in giro, ok? Sarà un giorno di furore, di terrore. Vai. Sì, un giorno di tenebre. Un giorno di tenebre, oscurità. Di oscurità. Vai. Questo è Apocalisse capitolo 12 versetto 12. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi. Perciò rallegratevi, voi cieli, e che abitate in essi. Chi sono questi che abitano in essi? Sono gli eletti della casa di Israele. Prima che arriva la distruzione su questa terra qua, quando Yahawah Shai, come dice Apocalisse capitolo 1 versetto 7, che verrà in una nuvola, in un carro come nel film di Independence Day, e ogni occhio lo vedrà, verrà a raccogliere i suoi eletti, verrà a raccogliere coloro che il padre si è scelti, e dopo che avrà raccolto gli eletti e un terzo della casa di Israele, dopo verrà la fine. E infatti dice: guai a voi, o terra e mare,
perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Ed è quello che sta per arrivare, scenderanno su di voi con grande furore. Queste leggi cominceranno a volare da settembre e ottobre, perché ora la gente è distratta dalle Olimpiadi, la gente va in mare a fare quello che vuole, ma non sanno che questi malvagi stanno spingendo un sacco di decreti malvagi sotto di là. E poi scenderanno su di voi con furore, perché queste leggi cominceranno a volare velocemente. Prendiamo quel libro di Apocalisse 12:12 là. Sapendo che il diavolo, cioè, il diavolo sa di avere poco tempo, lo ripetiamo, chi è il diavolo? Il diavolo sono gli ingannatori, Yahweh Shai stesso, nostro Signore ce l'ha insegnato, che i diavoli sono gli esseri umani, questi ingannatori sanno di avere poco tempo, sanno che non è rimasto più tempo per loro, e siccome per loro la porta del regno che sta arrivando è chiusa, fanno lo stesso affinché si chiuda per tutti questa cosa qua. E come fanno? Vi modificano. Vi fanno fare una scelta, o con noi o contro di noi, e se siete con noi dovete fare il veleno, e vi indicano qual è la strada per stare con loro, per vivere in questo mondo. Ricordatevi che cosa dice la scrittura: l'amicizia, chi ama questo mondo non ama il Padre, l'amicizia per questo mondo è inimicizia per il Padre Altissimo. Quindi sappiamo che sta qua la scelta: avvelenarsi per questo mondo o tenere duro nella speranza e nella certezza che Yahweh Bashem, Yahweh Shai manderà suo figlio. Quello che hai appena letto, vai a prendere il libro di Matteo, capitolo 6, 24. Poi dopo prendiamo il precetto di Yahweh. Matteo capitolo 6, versetto 24. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro. Nessuno può servire due padroni, ok? O amerà uno e odierà l'altro. Non possiamo dire che siamo in questa verità e seguiamo il Padre e i suoi comandamenti e seguire anche i comandamenti dei diavoli, ok? Che unione ha la luce e la tenebre, ok? Non possono camminare insieme. Vai. O avere riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Yahweh Bashem, Yahweh Shai e Mammona. Significa Mammona, significa soldi, i soldi, e chi è il dio di questa soldi. Terra? Sì. Qua gira tutto intorno ai soldi in questa terra qua, i soldi anzi, e potere. Anzi dicono che i soldi fa girare la terra, infatti è quello che fa girare in questo regno qui, i soldi fa girare. E se guardate bene, tutte le vostre carriere, tutte le vostre ambizioni sono tutti legati ai soldi. Sono tutti legati a vivere dolcemente questo regno di cui dobbiamo pregare che arrivi, il regno del Padre, ok? Che qua siamo veramente, sì, ci troviamo davanti a un bivio. L'umanità in questo momento si trova davanti al bivio. A quale bivio? A quello là di credere alla società, al governo che biblicamente è la bestia, o credere nel messaggio che è venuto a portare Yahweh Shai, che quando si sarebbero realizzate queste cose sul pianeta Terra, questi segnali di guerre, di terremoti, di segnali nei cieli, che sta arrivando la sua venuta. Il marchio lo vediamo, è qui, dopo il veleno c'è il chip. Qua sta qua la vostra scelta, a chi affidarvi, se volete affidarvi al Salvatore, Yahweh Shai, o ai malvagi. Infatti abbiamo sempre detto che le vostre ricchezze, il vostro stato nella società, nulla di questo vi può salvare. Dopo leggi questo, dopo prendi il libro di Matteo capitolo 13. Questo è Giovanni al capitolo 10 versetto 10. Dice: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, okay. La quale due vie. Queste sono le due vie. Segui la via del ladro che viene a ammazzare e uccidere, ok? Chi sono? Il governo. Coloro che stanno governando adesso. Guarda, ma la gente non capisce niente. Se guardate la storia di come sono saliti al potere, questi qua come sono saliti al potere? Ammazzando, distruggendo, impossessandosi di terre che non sono loro. Hanno cominciato con le terre in Africa, per poi hanno cominciato prima di tutto con Israele, con il vero popolo di Israele, quando sono venuti i romani nel 70 dopo la venuta del Signore a impossessarsi della nostra terra. Dopodiché l'hanno fatto gli europei nell'Africa o gli stessi europei con i conquistadores nelle Americhe, sono andati a prendersi le terre di altri
È lo stesso anche con Europa, che c'erano i figli di Yafet in Europa, di Noè. Infatti, la discendenza di Yafet. Sì. Infatti diciamo che dovete fare una scelta, perché i vostri soldi, lo Stato nella società non vi può salvare. Non vi può salvare. È inutile credere che questo regno andrà avanti ancora per molto. Non andrà mai avanti per molto, perché le parole del Padre vale tutto. Prendi il libro di Matteo capitolo 6, versetto 19, per piacere. Matteo capitolo 6, versetto 19. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesoro in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Can, i saggi in questo momento non cercheranno carriere qui, ok? Non metteranno a parte i loro tesori in questo regno, che da un giorno all'altro possono buttare una bomba qui e poi perdi tutto. O possono creare una nuova legge dicendoti che guarda, la tua casa l'abbiamo preso, le tue ricchezze le abbiamo preso, ok? Non dovete cadere per queste cose qui, ok? Ma dobbiamo mettere a parte i nostri tesori nel regno ad avvenire. Ed è quello che stiamo facendo, conoscendo il nome del Padre Yahweh Hashem Yahoshai, facendo la sua volontà, venendo fuori a insegnare, stiamo mettendo via i nostri tesori nel regno ad avvenire, ok? Intanto questo regno sta per essere distrutto, ok? Sta per essere distrutto, tutta la bellezza che vedete oggi diventerà nulla, ok? Prendi il libro di 1 Timoteo 6, 17 per piacere. Timoteo capitolo 16 versetto 17 capitolo 6 versetto 17 primo Timoteo: ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Yahweh Hashem Yahashai, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Can, il Padre Yahweh Hashem Yahashai ci fornisce di ogni cosa, ok? Yahushai stesso ci ha detto di non pensare a cosa mangeremo domani, ci ha detto di non pensare a cosa indosseremo domani, ma queste sono le preoccupazioni di questo regno qui. Ecco perché devono far tornare tutto alla normalità, ok? La gente ha dimenticato del creatore e adorano il creato, ok? La creatura invece che il creatore. Vanno dietro ogni stupidità, ogni ignoranza. Infatti la scrittura lo dice bene, che lo tiriamo fuori ogni settimana. Il libro di Isaia capitolo 1:3. Siamo peggio dell'assino e del bue. E arriva distruzione, il padre sarà giustificato a distruggere questo regno, ok? Perché questo regno ormai non è più buono per niente. Ora prenderemo la parabola là. Give me the parable of planting the grain, then it come back, the thing which they grow with the steel and destroy everything and burn them down, ok? Ora andiamo a prendere questa parabola. Il libro di Matteo capitolo 13. A predicare il Vangelo, veniamo a predicare la buona notizia che sta finendo questo mondo, la distruzione, sta per essere distrutta questo pianeta Terra, e con tutti loro che rimarranno su questo pianeta Terra qua, perché quando torna Yahweh Shai, quando torna il Signore, noi speriamo e lavoriamo per farci questo tesoro che è nei cieli, di essere presi, rapiti dai carri del Signore, così chiamati UFO, prima che venga la distruzione su questo pianeta Terra qua, attraverso il nucleare, attraverso la fame, la peste, le malattie,
attraverso tutto ciò che Yahweh Hashem Yahawashai manderà a coloro che subiranno il giudizio. Sta arrivando il giudizio, questa terra sta arrivando. Ok, infatti leggiamo la parabola del libro di Matteo capitolo 13, inizi dal versetto 24. E poi mi sa che quella parabola ha anche la propria spiegazione. Matteo capitolo 13, versetto 24. Matteo 13, 24, sì, è qua. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato. Al versetto 36 sta. No. Inizia da 21. Sì, poi con la spiegazione. Matteo capitolo 13, versetto 24. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Chi è questo uomo che ha seminato il buon seme? Questo è il padre Yahweh e suo figlio Yahweh Shai, ok? Hanno seminato il seme buono che è Israele, iniziando sempre da Adamo, ok? Dal popolo di Adamo, gli Adamiti, ok? Poi sono diventati i figli di Israele attraverso Giacobbe, ok? Vai. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzagne in mezzo al grano e se ne andò. Infatti queste zizzagne rappresentano il seme dei malvagi, coloro che stanno governando adesso, il così chiamato l'uomo bianco che è in potere, ok? Che ha fatto tutto il disastro sulla terra, rappresentano queste zizzagne qui, vai. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero le zizzagne. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzagne. Quando l'erba germogliò e ebbe fatto frutto, apparvero anche le zizzagne. Questo frutto rappresenta le leggi statuite che ci hanno dato, ok? E tra queste leggi adesso, le zizzagne stanno portando anche le loro leggi. Vai. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo, come mai dunque c'è la zizzagna? Ok, il padre ha stabilito l'Israele, il suo popolo li ha stabilito con le leggi e statuiti, ok? Ma si sono sviati, cominciano ad andare via con le leggi delle zizzagne. Infatti se guardate la pianta come è, se vedete la pianta, le zizzagne che crescono a fianco sono molto simili e cercano di mimicare proprio la stessa pianta. Sì. Allora i figli di Israele si sono andati via, allora il padre ha mandato i suoi servi che sono i profeti. Sì, ok? Possiamo dire anche che le zizzagne sono tutte le religioni attorno alla verità. Le filosofie. Filosofie che prendono come copertina, come scudo, bravo, prendono la copertina della Sacra Bibbia, che è un libro degli israeliti, per israeliti, e là seminano le loro zizzagne. Qua stanno seminando la loro parola di zizzagna, di menzogna, di inganno. Questo fanno le religioni. Vai. Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? I servi sta parlando dei suoi angeli, i suoi messaggeri. I suoi messaggeri. Ok, i profeti rappresentano. Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzagne non sradicate insieme ad esse anche il grano. Ok. E questo è molto profondo, sta parlando proprio della fine, ok? Infatti se vai a leggere il libro di Apocalisse, what is that scripture in Revelation where it says don't hold the wind until the numbers are sealed? È un libro di Apocalisse capitolo 7, leggi solamente mi sa in versetto 2 o 1, leggi da 1 a 2, perché questa è la spiegazione di quel versetto là. Apocalisse capitolo 7 versetto 1 dice: dopo questo
vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero. E quali sono quei venti là? Sono venti di distruzione, la distruzione, di bombe nucleari, vai! Venti della terra perché non soffiassero sulla terra né sopra il mare né sopra gli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del potere Yahweh Bashem Yahweh Shai. Allora, torna e leggi quel versetto là. Ma egli rispose: no, affinché le zizzagne non sradicate, affinché cogliendo le zizzagne non sradicate tutti quelli. E buonanotte, Zallaglia. Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzagne non sradicate insieme con esse il grano. Infatti, il Padre non porta la distruzione ancora finora perché sta sigillando sulla fronte i suoi eletti, ok? Vai avanti. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzagne e legatele in fasce per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Cad, ok, le zizzagne rappresentano i malvagi, ok, questo sarà la fine, saranno bruciati, ok, e sappiamo come succederà questo attraverso i così chiamati UFO, i cari del Padre, bruceranno, ok? E noi saremo raccolti nel granaio del Padre. Qual è il granaio del Padre? Il regno che ha preparato per noi, che è sempre qui. Saremo gli amministratori come eravamo ordinati fin dall'inizio, ok? Come è stato seminato solamente il seme all'inizio è stato seminato, il seme buono. Torneremo a quello, ok? Ma è lo stesso quando noi abbiamo un orto e andiamo a seminare in quest'orto, raccogliamo il meglio, raccogliamo. È la stessa cosa il Padre Yahweh Bashem Yahweh Shai ha fatto sulla terra, ha seminato una moltitudine di popoli, e tra questi popoli si è scelto un popolo, e da questo popolo qua prenderà il meglio gli eletti della casa di Israele. Questi qua sono il buon frutto che portano. E che significa il frutto? Il frutto significa la loro condotta, la loro santificazione, perché si comportano secondo i suoi comandamenti. Perché noi che siamo gli amministratori del pianeta Terra, come possiamo amministrare il pianeta Terra se non seguiamo le regole, le leggi di colui che ha creato? Capisci? Quindi sta qua la parabola che Yahweh Shai spiega. È tutto il mondo, la salvezza non è come dicono le religioni, che la salvezza è per tutti, che non raccoglie anche il seme marcio, i semi marci e i frutti marci, che lo sappiamo, quando mettiamo un frutto marcio vicino a un altro frutto marcio, marciscono entrambi. Se prendiamo una mela marcia, la mettiamo vicino a una mela buona, anche la mela buona marcisce. Yahweh Bashem Yahweh Shai, attraverso suo figlio Yahweh Shai, fa divisione, raccoglie il grano e brucia la paglia. Ok, come dice il fratello, ok? Qual era l'ultimo punto che hai tirato fuori? Volevo commentare qualcosa. È che è come un frutto marcio vicino a un frutto buono. E questo è l'ipocrisia del mondo, ok? Perché il mondo vuole raccogliere tutto, sia quelli marci e quelli buoni, li vuole mettere tutti nella stessa cesta. E il Padre non ha stabilito questo, infatti. Il Padre ha stabilito che i frutti buoni saranno raccolti e messi a parte, e quelli marci saranno messi a parte, ok? Vai, continua a leggere quel versetto là. Volevo vedere il versetto di Yet it come again, mi sono. Buongiorno. Buongiorno. Stiamo predicando le scritture, la Bibbia. Se non possiamo stare qua, andiamo via. Richiesta di occupazione del suolo, potete stare, se no non abbiamo fatto. Non abbiamo fatto nessuna richiesta. Dovete dire su tutto, ragazzi, mi spiace, dovete fare una richiesta di autorizzazione. Va bene, non c'è problema. Solo il pubblico, se viene occupato, deve essere. Certo. Okay. E possiamo rimanere senza queste cose qui? Dovete stare in piedi con il libro in mano o fate quello sì. che dovete fare. Nel senso, l'importante è che se ovviamente non siate
va dentro con le persone. Se la gente vuole... stiamo insegnando, chi si ferma si ferma, chi non si ferma non è che non facciamo insegnate, non ho capito. Le scritture, la Bibbia, il Vangelo di colui che il mondo chiama Gesù, che sappiamo che il suo vero nome non è Gesù, e sappiamo che il suo nome è Yahawashai, sappiamo che il suo aspetto, come dice il libro di Apocalisse, capitolo 1, versetto 13, è un uomo di colore bronzo e con i capelli ricci come lana. Ok, sappiamo che rivendicate il colore della pelle. Sì, sì, è tutto scritto, vuol dire che ci hanno raccontato oggi, tante bugie, quello che ci hanno mostrato è l'immagine di Cesare Borgia, il figlio di un papa, questo qua è stato è un ritratto di Leonardo da Vinci. Quindi tu dici che ci hanno spacciato tra virgolette l'immagine come la conosciamo noi. E questo è successo durante il tempo di Rinascimento. Ok, c'è un libro che si chiama Iconoclasmo, ok, infatti se andate in Russia hanno questi dipinti dei veri santi che erano tutta gente scura. Non mai di parare. Ascolta ragazzi, ma da dove arrivate voi? Noi siamo il vero popolo di Israele, siamo la vera nazione di Israele. Veniamo da diverse città. Noi siamo di Treviso, di Venezia. Siete residenti a Treviso? Sì, siamo residenti a Treviso. Sono lì vicino, io, Venezia. Ma toglietemi una curiosità, ma adesso voi allora praticamente come religione, voi cosa siete? La Bibbia non parla di religioni, le religioni non sono bibliche, la Bibbia parla di nazioni. La nazione di voi non vi catalogate, non avete una no, non siamo ma scusate se vi chiedo, ma è una fate bene, ci fa piacere che... infatti questo Vangelo ci è stato chiesto di andare e svegliare tutti i figli di Israele, magari anche voi potreste essere israeliti. Lo sapete. Ascoltate, non perché siccome purtroppo l'intervento l'abbiamo fatto, siamo anche noi un po' legati al lavoro che facciamo, possiamo chiedere i documenti per identificarvi e basta, su tutto qua va bene. Semplice identificazione. Vuoi appoggiarti, Mirko, che ti apro? Sì, grazie. Chiudiamo la lezione. Chiuderemo, infatti. So, that's the usual thing we were expecting, you know. Yahawashai, Yahawashai, Hashem, Kadosh, you know. E metto questo qui, così. So, questo è, you know. Datemi i documenti per piacere. Documenti. Give me the scripture that says if I was of the world, then we accept you. But I am not of the world. La scrittura dice se fossi del mondo avranno accettato voi, ma se non accettano me non possono accettare voi. Ok? Not of the world. Sai, lo spirito all'inizio non voleva che insegnavamo quelli là che abbiamo insegnato, ma abbiamo edificato chi dobbiamo edificare. Hai capito? E lo spirito comunque ha voluto che parliamo di queste cose, che non so se l'hai sentito anche tu. Quello che abbiamo parlato. Vedi questo legno qui. Vengono a controllare. E questo non è ipocrisia. Ah, hai capito che hanno fatto un intervento, li hanno chiamati. Sì, li hanno chiamati, sì. So this is not a kingdom, you know, so when we come out to teach, you know, they always call the police on us. And you know, Amos 8:11 is quickly here, man, because you know, even the last few weeks that we went out to teach, they were just going all around, looking for the best opportunity to stop by and, you know, ask us for our documents, but you know, it's all good. This is it. You know,
Dove sei residente? Via Campodistria, Treviso. Questo legno di merda, Leo. Sì, noi potremmo anche chiudere il video.